L'autunno porterà sviluppi significativi per la ricostruzione post-sisma delle scuole a Teramo. A 8 anni dalle prime violente scosse che hanno colpito il centro Italia, alcuni degli interventi compresi nelle ordinanze speciali firmate nel 2021 dall'allora commissario Giovanni Legnini e successivamente nel PNRR arrivano a concretizzarsi. Il più longevo per primi finanziamenti assegnati è il recupero della scuola elementare San Giuseppe. Assessore Di Marcantonio, fortunatamente comincia a vedersi la luce per quel che riguarda l'edificio della scuola San Giuseppe e della Savini. Allora, diciamo sulla Savini siamo probabilmente leggermente indietro rispetto ad un inizio dei lavori. Sulla San Giuseppe stiamo valutando la congruità ed esperendo le ultime prassi burocratiche per dare il là ai lavori, insomma. Ovviamente potrebbero iniziare tra ottobre e novembre, ma mi tengo largo per non dare tempi più stretti che probabilmente potrebbero verificarsi in questa circostanza. Assessore, ecco, le ultime incertezze possono essere solamente quelle legate alla tempistica dell'esecuzione e dell'inizio dei lavori? Beh, come sempre abbiamo visto, possono sorgere intoppi di varia natura, per cui è chiaro, sui tempi ci teniamo sempre abbastanza abbottonati. Per quello che riguarda invece l'Istituto Braga in Piazza Verdi? Probabilmente procederemo con una gara a inizio anno e anche lì, insomma, probabilmente entro la primavera prossima potranno iniziare i lavori. Unica nota dolente, se così la possiamo definire, l'aumento dei costi complessivi. Allora, sugli aspetti economici purtroppo abbiamo una ricaduta non solo su quella che è l'edilizia pubblica, ma probabilmente anche su quello che è la quotidianità delle famiglie. È un qualcosa che non dipende purtroppo da noi, che subiamo passivamente come il resto del mondo probabilmente in questo momento. E sono ormai prossimi alla conclusione i lavori di allestimento del polo scolastico per l'infanzia a Villa Vomano. Finanziato con 1,1 milioni dal PNRR, l'opera arriverà a conclusione tra ottobre e novembre. La nuova struttura, che sarà agganciata agli edifici delle scuole elementari e medie della zona, ospiterà 32 bambini da 2 a 6 anni.